Grazie Antonio, grazie a tutti per questo invito e poi naturalmente un grazie ad Antonio perché oramai sono anni che supporta la nostra associazione. Che cos'è Emergency? Emergency è una realtà che è nata nel 1994, quest'anno sono i nostri 20 anni e in 20 anni abbiamo curato oltre 6 milioni di persone, questa è l'altra grande realtà. Lo facciamo in tutti i paesi del mondo dove c'è bisogno, dove c'è guerra. La guerra la conosciamo bene perché conosciamo tutto quello che produce la guerra. Produce la desolazione, produce l'immigrazione, produce la povertà. E noi siamo tutti questi paesi, siamo in Afghanistan, siamo in Sudan, siamo in Sierra Leone, siamo stati in Cambogia e così via. E siamo anche in Italia. Per cui questa è l'altra grande novità che forse pochissimi conoscono, che esiste un programma Italia di Emergency, però quello che vogliamo veramente precisare è che Emergency oggi è vicino alle persone che hanno bisogno di questo, per cui soprattutto tutti gli emigranti che arrivano in Italia, tutti gli emigranti che vengono sfruttati nei campi di pomodoro, nella raccolta frutta, in tutte le probabilmente tutto il business più marcio che c'è in Italia, perché tutti conoscono che questi poverini sono in mano ai caporali, cioè tutti conoscono il caporalato però nessuno fa niente. Emergency cerca di approcciare queste persone e dargli supporto, per cui cercando di dargli assistenza medica, cercando di fargli capire quali sono i loro diritti in un paese che non conoscono, in una lingua che non conoscono, per cui Emergency su questo fa un grande lavoro. Che cosa facciamo poi invece nelle altre parti del mondo? Costruiamo ospedali e li costruiamo dall'A alla Z, cioè significa che installiamo di sana pianta un ospedale, insieme naturalmente in accordo con le autorità governative, e formiamo tutto il personale locale, cioè noi possiamo stare 3 anni, 4 anni, 5 anni in un posto, fino a quando il personale locale non è al 100% pronto a camminare con le proprie forze, solo a quel punto Emergency va via. Questo lo facciamo in tutti i paesi perché siamo convinti che questo è un diritto dell'essere umano, per cui non abbiamo preferenze né di razza né di ideologie politiche, assolutamente niente, e questo è uno dei motivi per i quali si sposa Emergency. Emergency è assolutamente apartitica e apolitica. Ha detto giustamente Antonio, ci vediamo delle volte molto vicini ai pensieri di sinistra, ma perché da destra non c'è mai arrivata nessuna segnalazione di questo tipo, anche quando noi siamo per esempio invitati a degli eventi, a delle manifestazioni o cose di questo tipo, fondamentalmente arrivano sempre da sinistra. Ora il fatto che la sinistra sia più vicina e sia più sensibile magari alle stesse, fondamentalmente alla stessa nostra cultura e a promuovere la cultura di pace, questo naturalmente è un dato di fatto, non è assolutamente una presa di posizione nostra. E cosa lo dimostra questo? Lo dimostra soprattutto il fatto che nei nostri ospedali non esistono i vincitori e i vinti, noi curiamo tutti allo stesso identico modo. Nei nostri ospedali si trovano fondamentalmente anche persone che magari si sono sparate fino a 2 ore prima, naturalmente hanno le stesse identiche cure, lo stesso livello di cure, lo stesso livello di assistenza medica e chirurgica. E questo è un altro grande aspetto, cioè il fornire che tipologia di assistenza medica si fornisce, di tutto, dalla chirurgia alle assistenze mediche di base fino alla neurochirurgia di altissima qualità. E questa è un'altra cosa che distingue Emergency. Perché? Perché naturalmente è un diritto di tutti essere curati ai massimi livelli di standard qualitativo, e questo è quello che fa Emergency nel mondo. Fondamentalmente oggi come oggi abbiamo tantissimi ospedali aperti e naturalmente tutti nelle zone di guerra, e andiamo avanti come ha detto Antonio anche con grande difficoltà. Perché questo? Ed è uno degli altri motivi per i quali gente come me, naturalmente come tanti di altri di noi, ha sposato Emergency. Perché? Perché è una realtà completamente trasparente, perché come vi dicevo prima non ha ideologie politiche, non scende a compromessi con nessuno e non prende finanziamenti da nessuno. Questa è l'altra grande realtà di Emergency. Cioè noi oggi, e come voi tutti, voi potete sapere in ogni momento ogni vostro centesimo che usate per supportare Emergency, in cosa viene speso, dove viene speso e quanto manca per portare a termine un certo progetto. Questa è la grande trasparenza di Emergency.
che, permettetemi di dire, la differisce un po' da tante altre associazioni, da altre associazioni che naturalmente hanno dei sostegni governativi, che naturalmente devono scendere qualche volta anche magari a compromessi. Emergency no, non è così. Emergency va per la sua strada promuovendo la cultura di pace che si promuove ormai da 20 anni e questo è l'unico scopo ed obiettivo di Emergency. L'ultima cosa che vorrei dire è che Emergency, la cosa che si propone assolutamente, ed è che questo lo posso affermare con sicurezza, non vuole assolutamente sostituire il sistema sanitario nazionale. Primo perché naturalmente bisogna anche essere obiettivi, non abbiamo la struttura per fare questo. Noi siamo ancora molto pochi, non possiamo strutturalmente parlando, organizzativamente parlando all'interno di Emergency pensare che oggi potremmo in qualche modo andare a sostituire un sistema sanitario, assolutamente, non abbiamo la possibilità, però cerchiamo di fare il possibile, lo facciamo con i nostri polibus che vanno giorno dopo giorno per esempio nei campi di pomodori e nei campi di raccolta, oggi abbiamo nel programma Italia un polibus che è a Castel Volturno dove Antonio regolarmente supporta tutte le attività, abbiamo un altro polibus che è negli altri campi di Foggia dove anche lì c'è una realtà che è praticamente assurda, abbiamo i nostri buoni ambulatori fissi a Marghera e a Palermo attraverso i quali riusciamo a dare assistenza medica di base, insomma tutto il possibile, tutto quello che è nelle nostre possibilità lo facciamo e continueremo sicuramente a farlo per una vita e continueremo a combattere la guerra fino a quando speriamo che un giorno effettivamente, cioè c'era qualcuno che diceva qual è il mondo che vorresti? Io sinceramente preferirei e vorrei un mondo senza emergency o perlomeno emergency che possa dare il proprio supporto in tutt'altra direzione, non per forza per vittime di guerra. Noi considerate che 10 centri di eccellenza tra l'Afghanistan e la Sierra Leone sono costati 250 milioni di euro. 250 milioni di euro è un giorno di guerra in Afghanistan. Allora questo vi fa capire che alla fine il business del quale parlava Antonio probabilmente è troppo grande, probabilmente non riusciremo mai a debellarlo, perché fondamentalmente tutte le nazioni sono implicate poi nella fornitura di armi e c'è un business troppo grande, per cui sicuramente non saremo noi, o spero che qualcuno di noi riuscirà a vedere la fine di questo scenario.